Venite, venite, guardate qui che spettacolo, ragazzi. Guardate, guardate. Ci facciamo il goulash napoletano. Fate questa ricetta, ragazzi, perché è fantastica. Stanchi del classico spezzatino, piselli e patate, adesso andremo a fare un primo e un secondo. Io ho l'esclusiva su questa ricetta, poiché non esiste il goulash con la pasta, quindi questa è una mia creazione. Ho usato 600 grammi di spezzatino di manzo, bello magro, e li ho tagliati a piccoli pezzettini. Adesso andremo a fare una bella marinatura con due rametti di rosmarino belli tritati, li metteremo all'interno sopra la carne. Aggiungiamo anche due pizzichi di sale, non vi preoccupate poiché andremo a fare una salsa dolciastra. Pepiamo e ungiamo con olio evo tutta questa carne, misceliamo per bene il tutto e lasciamo marinare da parte. La ricetta classica prevede un chilo di carne con un chilo di cipolle. Io qui ho aggiunto giusto una cipolla, quindi siamo lontani dalla ricetta classica del goulash, e ho messo anche un gambo di sedano che nella ricetta del goulash originale non è prevista. Tritiamo la cipolla e il gambo di sedano finemente. Adesso prendiamo una cocotte. Io qui sto utilizzando una cocotte perché mantiene i succhi belli umidi e non li fa seccare subito. Mettiamo un filo d'olio e andiamo a fare la reazione di Maillard per questa carne a fiamma vivace. Rosoliamola per bene. Aggiungiamo il gambo di sedano e la cipolla tritata, non sfumiamo con vino rosso, ma aggiungiamo il vino rosso poiché i sughi della carne ancora si dovevano seccare, quindi il vino non si è sfumato. Aggiungiamo anche questo mezzo bicchiere d'acqua, dopo vi spiego a cosa serve mettendo questo mezzo bicchiere d'acqua. Nella ricetta classica prevede il concentrato di pomodoro più la passata di pomodoro, io qui inserirò solo il concentrato di pomodoro, ho messo due cucchiai di concentrato. Abbassiamo la fiamma al minimo, mettiamo il coperchio sopra e lasciamo stufare per 2 ore. E dopo circa un'ora, la ricetta classica prevede di fare un mix di paprika dolce, paprika piccante, e loro mettono anche la farina per addensare, ma io adesso vi faccio vedere che dopo 2 ore questo sughetto si addensa da solo. E come dal nome goulash napoletano, ho utilizzato gli ziti lisci che li sto spezzando a mano. Okay. Adesso mettiamo l'acqua per calare la pasta e venite a vedere qui che spettacolo, venite. Guardate qua che cremosità, ragazzi, questo sughetto si deve finire di asciugare, sono passate 1 ora e 45, bastano giusto 2 ore, gli ultimi 15 minuti, lasciamo un pochino il coperchio. Lasciando aperto il coperchio gli ultimi 15 minuti, quel mezzo bicchiere d'acqua che abbiamo messo all'interno evapora e fa seccare il sugo senza aggiungere la farina. E lo so cosa state pensando, il gas costa. Però che facciamo, veramente non viviamo più, la genovese non la possiamo fare, un ragù napoletano non lo possiamo fare, ce lo dobbiamo andare a mangiare al ristorante. Andate al ristorante, chiedete un goulash napoletano e vedete se ve lo portano. Non esiste, perché questo l'ho inventato io. Giusto dopo 2 ore abbiamo spento sotto la cocotte, sotto al goulash abbiamo aggiunto del basilico fresco spezzettato a mano. Adesso prendiamo una padellina per andare a insaporire questa pasta, togliamo la carne, tanto non ci serve solo il sughetto sottostante. Abbiamo aggiunto anche un mestolino di acqua di cottura della pasta, alziamo la fiamma al massimo e aggiungiamo questa pasta 2-3 minuti prima che sia cotta con qualche mestolo di acqua di cottura che è ricca di amido per far legare il sughetto a questa pasta liscia. A pasta cotta spegniamo il fuoco, andiamo ad aggiungere 2-3 mestoli di questa carne, ragazzi, che è fantastica, questa carne si scioglie in bocca. Una bella spolverata di parmigiano non può mancare, un 50-60 grammi. E ragazzi, siamo pronti per andare a impiattare. Qui abbiamo lasciato un po' pochino di sugo, vedete? Per metterlo sopra, già è caldo, ovviamente riscaldato. Quando ero in Germania a lavorare nei ristoranti italiani, ovviamente il goulash non lo facevano. Poi quando uscivo con qualche amico, andavo in qualche ristorante tedesco, andavo a provare questo famoso goulash, che non è altro che uno spezzatino di carne con una salsa molto più dolciastra di questa che abbiamo fatto, poiché qui ci ho messo giusto un cucciaino di paprika piccante, non ho inserito la paprika dolce come la ricetta classica, e il concentrato di pomodoro che dà anche dolcezza. Questa carne, ragazzi, si scioglie in bocca. Con una cottura di 2 ore questa carne si taglia con un grissino.
Vi consiglio di farla ed assaggiarla per almeno una volta, non la lasciare più, potete utilizzarla anche come secondo, questo è un primo e un secondo e forse anche un contorno. E qui la scarpetta è d'obbligo. Bene, lo zio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Ciao!